Si preannuncia un autunno caldo in ambito scolastico, oggi studenti in piazza in tutta Italia per scioperare contro l'alternanza scuola-lavoro. Per la prima volta le studentesse e gli studenti italiani non sono andati a scuola e non si sono presentati nelle aziende o negli enti presso i quali svolgono i percorsi di alternanza. Si sono sottratti per un giorno a percorsi che, dicono, sono spesso squalificati e sviventi, a volte addirittura pericolosi. A Gela gli studenti che si sono ritrovati a Piano Notaro, dove insistono numerose scuole superiori, hanno voluto anche rimarcare le condizioni in cui versano gli istituti scolastici, indice accusatorio puntato all'indirizzo dell'ex provincia, ora libero consorzio di Caltanissetta. A Gela e in tutta la provincia ci sono dei serissimi problemi a livello strutturale negli istituti: carenza di aule, fatiscenza degli spazi, scuole che cadono a pezzi, auditorium non agibili. Questo non è possibile, noi studenti vogliamo i nostri spazi e li vogliamo sicuri. Che mentre i nostri istituti si stanno adoperando per fornirci dei percorsi validi, la legge a livello nazionale non precisa quali possono essere percorsi che aiutino in particolare noi licei, perché alla fine gli istituti tecnici e professionali riescono comunque ad organizzarsi. Per noi è molto più difficile trovare qualcosa che abbia una ricaduta effettiva sul nostro percorso di studi. È importante essere uniti oggi per far vedere alla provincia che non stiamo scherzando e che i problemi sono in tutti i licei e le scuole professionali comunque superiori di tutto Gela. Come già detto dal mio collega in precedenza, le problematiche sono le stesse per tutti, ma non per questo sono meno gravi negli altri istituti. Anche a noi i tetti ci cadono in testa, letteralmente, i pannelli nella fattispecie, e comunque ci sono problematiche e disagi nelle aule di tutti i modi e le maniere possibili. Chiediamo alla provincia di iniziare a mobilitarsi o ci faremo sentire sempre di più. Noi non siamo contro la scuola lavoro in generale, perché secondo me e secondo tutti è un'iniziativa abbastanza produttiva, solo che 80 ore annuali obbligatorie sono molto pesanti, in particolar modo per licei classici e scientifici che già faticano a concludere il programma. Quindi la nostra proposta è un dimezzamento delle ore della scuola lavoro in modo che siano più produttive e non troppo lunghe. In un liceo scientifico classico la maggior parte degli studenti andrà sicuramente all'università, quindi la scuola lavoro non dico che è inutile, però comunque ha un ruolo decisamente inferiore.